Allora, capitolo 3, verso 33. Anche un uomo di conoscenza. Aspetta. Vai. We are reading from chapter 3, verse number 33. Vai. Ah, ok. Anche un uomo di conoscenza agisce secondo la propria natura, perché ognuno segue la natura acquisita sulla base delle tre influenze della natura materiale. A che serve dunque reprimerla? Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? First, we have to know about the three modes. La prima cosa, dobbiamo conoscere quali sono queste tre influenze. Read again this line. Leggi ancora il verso. Anche un uomo di conoscenza agisce secondo la propria natura, perché ognuno segue la natura acquisita sulla base delle tre influenze della natura materiale. A che serve dunque reprimerla? Even a man of knowledge. Man of knowledge. Un uomo di conoscenza. We are very knowledgeable. Noi siamo dei grandi panditi, abbiamo molte conoscenze. But where we are living? Però dov'è che viviamo con la nostra coscienza? In three modes of nature. Nelle tre influenze materiali. This is not the knowledge. Questa non è la vera conoscenza. What will happen to me? Cosa mi succederà? We will be always ignorant. Vivremo sempre nell'ignoranza. We will always in passion. O nella passione. And sometimes I will come to touch goodness. E ogni tanto magari posso avere anche il contatto con un po' di virtù. Goodness will not always with me. Però non è che questa virtù rimane sempre insieme a me, non sarò situato sempre nella virtù. I'm very knowledgeable. Posso anche avere tante conoscenze in varie filosofie. But I'm living in ignorance. Però in realtà vivo nell'ignoranza. Imagine that person. Cercate di immaginare una tale persona. Is good. Quindi, se ci esaminiamo, che tipo di conoscenza ho? Continua a leggere. Ok, verso 34. Si devono seguire i principi che regolano i sensi, e il loro contatto con gli oggetti dei sensi, per non cadere sotto il controllo dell'attaccamento e dell'avversione. Questi ultimi, infatti... Questa non è la spiegazione. Allora leggo la... Sì, sono passato all'altro verso. Leggo la... Continuo sulla spiegazione. Benissimo, scusate. Quindi siamo sempre nel verso 33. Spiegazione. Se non si è sul piano trascendentale della coscienza di Krishna, non è possibile liberarsi dalle influenze della natura materiale, come conferma il Signore stesso nel verso 14 del settimo capitolo. Perciò... Aspetta.
Prego. Aspetta. Prego. Unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature. Transcendental platform. Piattaforma trascendentale. And material platform. First we have to know this. E piattaforma materiale. Per prima cosa dobbiamo conoscere qual è la differenza tra queste due. Explain this, transcendental form and material. Spiegalo, cosa significa, qual è la differenza tra piattaforma trascendentale e piattaforma materiale? Chi deve spiegare, io? No. Sì. Chiedo a te. No, no, no. Gurudeva is the explainer. I can explain the transcendental and material. Allora, piattaforma trascendentale vuol dire che uno è identificato con la svarupa, col corpo spirituale. Materiale vuol dire che uno è identificato col corpo materiale. Transcendental platform means when we have identified our self with our spiritual body, and material platform is when we identify only with material body. Non sono d'accordo. Transcendental means I identify my soul. Okay. Body is a long way. In realtà non è la del corpo spirituale, ma semplicemente quando ci identifichiamo già come anime, che era la piattaforma trascendentale. Ma inizia già così, non c'è. Material. E che cos'è quella materiale? Quando viviamo nel corpo, nell'identificazione col corpo materiale e con tutto quello che comporta l'identificazione, il ruolo sociale e tutto quanto. When we live in the only identification of our material body and all the things connected to it. And then it controlled by my forces. E questa piattaforma materiale è controllata dal nostro falso ego. False ego cannot control my spiritual body. Il falso ego non può controllare invece il nostro corpo spirituale. Ok. Giusto? Sì, sì, direi di sì. Control my spiritual body. Il falso ego può controllare il nostro corpo spirituale? And false ego can stay in the guna. Il falso ego rimane nei guna. No. My soul can live in the gunas. E la mia anima può vivere sotto l'influenza dei guna? Direi di no. We are in the gunas because I am free to the material identification. Noi siamo sotto l'influenza dei guna perché ci troviamo nell'identificazione materiale. My body, my senses. Del mio corpo, dei miei sensi. My possible attraction. E quindi questi è il terreno, è il falso ego che attacca. Then say, right, now you find me, I am your boss. E quando poi veniamo influenzati quindi da queste modalità, queste influenze, allora il falso ego ci dice, bene, bravo, hai fatto la cosa giusta, adesso sono io che comando. They are lying you, there is no soul.
ti stanno imbrogliando. Chi ti dice che c'è, che esiste l'anima, in realtà non esiste. And I can give you all feeling with my senses. You can feel with all my senses will give you all feeling. Sono io che ti do il vero piacere attraverso i sensi. Attraverso i sensi io ti farò scoprire tutti i sentimenti, tutti i piaceri. You are a guru. Sei tu il guru. You can be a very good teacher. Puoi diventare un grande insegnante. You are a very nice musician. You are the best. Sei un grande musicista, sei il migliore. And we are dancing in their instructions. E quindi noi ci troviamo a gioire, a danzare sotto queste istruzioni. Then we need dharma. E allora poi abbiamo bisogno del dharma. Artha, money. Artha, dei soldi. Kama. Del sense enjoyment. Del kama, del godimento dei sensi, piacere dei sensi. And then I want to liberate from that. Dopodiché voglio liberarmi di tutto ciò attraverso la moksha, liberazione. But spiritual consciousness, transcendental, come from the fifth effort. Però la piattaforma trascendentale si raggiunge soltanto attraverso il quinto sforzo, che è fuori da questi quattro appena elencati. And that is Pancham Purushad. Viene definito Pancham Purushad. Fifth effort. Il quinto sforzo. Continua a leggere. Anche i più grandi eruditi nella conoscenza materiale sono incapaci di uscire dal labirinto di Maya, nonostante tutto il loro sapere teorico e i loro sforzi per separare l'anima dal corpo. Aspetta. Therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. Very difficult. È molto difficile. And why he says soul from the body? Perché qui dice separando l'anima dal corpo, perché Prabhupada spiega in questo modo. Is a very deep meaning here. C'è un significato molto profondo in questo. Soul from body cannot separate. L'anima non si può separare dal corpo. And I'm trying to separate. Però io provo a separarla. Impossible. Non è possibile. There is one trick. C'è un trucco però. To make it separate. Per soul has to understand that is the part and parcel of the super soul. L'anima deve realizzare, comprendere che è una particella della superanima. That is Krishna consciousness. E questa è la coscienza di Krishna. I believe that super soul is existing. Che io credo nell'esistenza della superanima. And then super soul say that you cannot reach them without love to me. Dopo la superanima ci dice non mi puoi raggiungere senza l'amore. And when you want to know this, you have to go to my energy, Aladhani energy. Quindi quando vuoi venire a conoscenza di questo amore, quando vuoi impararlo, allora devi andare dalla mia potenza del piacere. Because she is the goddess of love. Perché lei è la dea dell'amore.
then when the soul takes the shelter of Alladhini Shakti, loving nature will come in life, and then he connected with that. E allora, quando poi l'anima prende rifugio nell'Alladhini Shakti e l'amore entra nella sua vita, l'amore divino entra nella sua vita, allora si può connettere. And that way, with love, with her spiritual body, he can connect with that. Dopo, attraverso l'amore, attraverso la realizzazione, la pratica del proprio corpo spirituale, allora si può connettere con quella piattaforma. And he also is not possible very easily without her mercy. Però senza la sua misericordia è molto difficile. And the mercy of the super soul, both Krishna and Radhika. Radhika mercy and Krishna mercy, we can detach ourselves. E anche senza la misericordia di Krishna è molto difficile. Abbiamo bisogno di entrambe le misericordie, di Radharani e di Krishna. Solo allora possiamo separare l'anima dal corpo, come viene spiegato qua. And what Prabhupada read the line? English. It is impossible to get out of... Impossible. It is impossible. È impossibile. And how we can get out? Come possiamo venirne fuori? He gives the way to get out. Lui ci ha mostrato qual è la via per me, per venirne fuori. E questa è la misericordia di Prabhupada. He says impossible, but he makes possible to get out. Lui qui spiega che è impossibile, però allo stesso modo ha mostrato la via per vedere come può essere possibile. That's the beauty of his Bhagavad Gita. Questa è la bellezza della sua Bhagavad Gita. Why he write Bhagavad Gita? This impossible thing, how to solve it? Perché lui ha scritto la Bhagavad Gita? Perché ha commentato la Bhagavad Gita? Per rendere possibile l'impossibile. That I want. Yeah. What is hidden here, I want to show you. Vi voglio mostrare ciò che è nascosto in queste parole, ecco perché mi stavo spiegando. Now you can eat it. Continua. Can I share something with it? Yeah, sure. Molti pseudo. Aspetta, spiritual... aspetta, c'è Gaurachandra Prabhu che vuole condividere un qualcosa. So Gurudev, he say something very important. Quindi Gurudev ha spiegato qualcosa di molto importante. To become free from the material, we need the mercy of pleasure-giving potency of Radharani. Che per venire fuori dal materialismo abbiamo bisogno della misericordia di Radharani. And some days ago we read something very beautiful. E qualche giorno fa abbiamo letto qualcosa di molto bello. In the Krishna Lila, Krishna, God, he comes under the control of the love. Che nel Krishna Lila, Krishna, che è Dio stesso, è controllato dall'amore. Outside of Vrindavan, Krishna is the God. Fuori da Vrindavana, Krishna è Dio. But in Vrindavan, he comes under the control of the love of Srimati Radhika. Però a Vrindavana, Krishna è controllato dall'amore di Srimati Radharani. When Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in the mood of Srimati Radharani, quando Mahaprabhu è apparso nel sentimento, nel mood di Radharani, then also God is in the control of the love in Kali Yuga and material world now. Quindi anche in questo aspetto si può vedere Dio, Krishna, sotto il controllo dell'amore
If the jiva decides to become servant of the love, anche in questo periodo del Kali Yuga, di quando è apparso Mahaprabhu, e se le anime, se le jiva vogliono anch'esse entrare nel sotto il controllo dell'amore, and God is also in the control of love, e anche Dio è sotto il controllo dell'amore, then God will help the jiva also. Allora Dio aiuterà anche le jiva. Our goal is the love. Il nostro obiettivo è l'amore. There are different rasas. Ci sono rasa differenti. Love like a mother, father, love like a friend, love like a manjari. Di amare come un padre, madre, o come un amico, o come una manjari. But if we want to be loving, Krishna has to help. Però se noi vogliamo essere amorevoli, allora Krishna ci deve aiutare. In this material world. In questo mondo materiale. So after the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, everything is auspicious for the jivas. Quindi dopo l'apparizione di Chaitanya Mahaprabhu, tutto è diventato di buon auspicio per le anime. So we need the mercy of Radharani. Quindi abbiamo bisogno della misericordia di Radharani. One thing more I listen. Half an hour before, Ras Lila explained me. Io, Gurudev dice, ho ascoltato anche un'altra cosa che me l'ha spiegata Ras Lila mezz'ora fa. And she will say you in Italian. E adesso lei ce la spiega tutti quanti in italiano. Brava Rosalila, brava. This one, you sent it. Yeah. This in the, you just sent it in the morning. Yeah. Wow, so beautiful. Oh my gosh. Wow. So, Nagara Krishna makes himself useful by becoming the subject of these emotional talks. What more can he attend than this? No word can express how sweet, effulgent, and beautiful Srimati Radhika is. She makes even Krishna's light useful. So Krishna, Nagara Krishna, fa se stesso utile diventando il soggetto di questi argomenti emotional talks. Yeah, you translate in fact. Allora, which word? Aspetta. Quello che ha appena letto Ras Lila. Nagar Krishna rende se stesso utile diventando il soggetto di questi discorsi emotivi. Cosa può ottenere più di questo? Non ci sono parole che possono esprimere di quanto dolce, effulgente, bellissima, magnifica è Srimati Radhika. È lei stessa che fa diventare Krishna utile. La vita, dai. È lei stessa che fa da significato, rende utile la vita di Krishna. In English also. She said before in English. Again, repeat.
Nagakrishna makes himself useful by becoming the subject of these emotional thoughts. Subject. What is the meaning of subject? Il soggetto. Qual è il significato di essere il soggetto? Clear the subject has to clear. Dobbiamo chiarire questo punto. Subject means what you say? Il soggetto significa who wants object. Colui o colei che vuole l'oggetto. We understand that Krishna is the object of life. Noi abbiamo sentito che Krishna è l'oggetto della nostra vita. Right or not? È giusto? He is the object for everything. Lui è l'oggetto di tutto. He is the supreme. È supremo. He cannot be a subject. Non può essere il soggetto. I know, I agree this. You prove how he is a subject. Mostratemi come può essere lui il soggetto. Question. È la mia domanda. Answer my question. How he become subject? Per favore rispondetemi a questa domanda. Come può diventare il soggetto? He is the goal. Lui è l'obiettivo. I'm in love. Nobody can answer. C'è qualcuno che mi può rispondere? Suniti, you have no answer. Suniti. I think, Gurudev, but I'm not sure. So he becomes the subject by surrendering to Srimati Radhika's lotus feet. He actually wants to become her servant. And he made her the goal. And that's why he became also Chaitanya. Is that right? I don't believe you. You have to say where I can find it. Lui diventa il soggetto che rende ai piedi di loto di Radharani quando vuole ricevere il suo amore ed ecco perché è diventato Chaitanya. E Gurudev dice, non ti credo, me lo devi dimostrare. I think we can find it in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 4, especially Prabhupada explained in the introduction of the whole chapter. He explained how Krishna becomes the subject and Srimati Radhika is his object and she is giving him mercy to feel her feelings. Thank you. Lo possiamo trovare nell'Adilila, nel quarto capitolo, dove, soprattutto nella spiegazione di Prabhupada, lui spiega di come Krishna prende rifugio in Radharani per ricevere il suo amore, per ricevere la sua misericordia e per sentire i suoi sentimenti. So, does object want to be a subject? Quindi l'oggetto vuole diventare il soggetto. That's e questa è la bellezza. That way he becomes supreme. Ed è questo che lo rende il supremo. He is not a, like a creator of four universes. He's, nobody is interested. The supremacy he is this, that he is the object of all. But he wants to be subject of something. That is the supremacy of the Lord. Noi pensiamo che il suo essere supremo deriva dal fatto che è il creatore, il controllore, il mantenitore di tutto l'universo, mentre in realtà lui diventa realmente il supremo quando vuole diventare il soggetto, quando vuole arrendersi a questo amore.
No God has this quality. Non ci sono altri, non ci sono altre divinità che hanno questa qualità. La solo lui. Ecco perché. So è... in any position of the Lord who leave his position and he wants to be subject. Ecco perché lui è il supremo. Mostratemi qualche altra divinità la quale vuole rinunciare alla sua posizione, scendere dalla sua posizione per diventare il soggetto. This is the most beautiful subject. That object want to be subject of something. Questo è il più bel soggetto, quando l'oggetto vuole diventare il soggetto. Right or not? I'll open this right here. Go on. Vai avanti. Molti pseudo spiritualisti pretendono di possedere una vasta scienza, ma in fondo sono completamente succubi delle influenze della natura e sono incapaci di superarle. Aspetta. Prego. There are many so-called spiritualists who outwardly pose as advanced in the science, but inwardly or privately are completely under particular modes of nature, which they are unable to surpass. Mode of nature, very difficult to surpass. È molto difficile andare oltre le influenze della natura. Because he is a spiritualist. So-called spiritualist, so-called scientist. Spiritualist, maybe. Specie di spiritualisti, forse spiritualisti. Prabhupada write in page 4 about this. Prabhupada già l'ha scritto nella pagina numero 4 della Bhagavad Gita. Open page 4. Yeah. Yeah. First part, more beginning. This page. From 3, yeah. Sto nella pagina 3, Yasu, eh? He tells Arjuna that he is relating the supreme secret to him. Because Arjuna is his devotee and his friend. Yeah, devotee is one thing, but the friend is different thing. I can say I am a friend, devotee of you is no meaning. Till I not say I am your friend. Essere devoto, amico, sono due cose differenti. Io posso anche dire sono tuo devoto, però non ha significato fino a quando io dico di essere tuo amico. I say I'm your devotee, but I'm not your friend. Se io, I'm Judah. Se io dico sono tuo devoto, però in realtà non sono tuo amico, sono come Giuda. I cannot. What type of devotee? Allora, che tipo di devoto sono? Devotee means relation. Devoto significa quando c'è la relazione. The purport of this is that Bhagavad Gita is a treatise which is especially meant for the devotee of the Lord. There are three classes of transcendentalists. You see, transcendentalists, and that I want to open that. Ci sono tre classi di trascendentalisti, ed è qua che volevo arrivare. Namely, the Gyani. Pandit.
The yogi. Yeah. Gyani, no. And the Bhakta. Yeah. And Bhakta. Or the impersonalist. Impersonalist also. The meditator. Fifth class. And the devotee. Devotee. I think here some printing is wrong. Wrong. Means Gyani. The Gyani is the impersonalist. Yeah. Ah, yeah, yeah, sorry. The yogi is the meditator. The meditator and the devotee is the Bhakta. Other name of these terms. Yeah. I read in Italian also, sorry Gurudev. Ci sono tre classi di trascendentalisti chiamati i Gyani o impersonalisti, gli yogi o i meditatori, coloro che meditano, o i bhakta, devoti. Here the Lord clearly tells Arjuna that he is making him the first receiver of a new parampara, disciplic succession, because the old succession was broken. It was the Lord's wish, therefore, to establish another parampara in the same line of thought that was coming down from the Sun God to others. And it was his wish that his teaching be distributed anew by Arjuna. He wanted Arjuna to become the authority in understanding the Bhagavad Gita. So we see that Bhagavad Gita is instructed to Arjuna, especially because Arjuna was a devotee of the Lord, a direct student of Krishna. And his intimate friend. Direct student. Was a devotee of the Lord, a direct student, and intimate friend. Yes. Therefore, in the bus, sorry. This is the difference. Questa è la differenza. Intimacy not come, then bhakta not happen. Se uno non diventa intimo, allora non può essere neanche un bhakta, un vero devoto. Intimacy is the reason of love. L'intimità è la ragione dell'amore. Jesus was so intimate with his father. He is mad in the love of his father. Gesù era così intimo con suo padre che lui era pazzo nell'amore con il padre. He never said God. Lui non l'ha mai chiamato Dio. You find it God and he prays. Mostratemi se c'è qualche passo dove Gesù ha pronunciato la parola a Dio riferendosi a suo padre. Non c'è, perché lui era intimo e in amore con il padre. And why is intimate with his father? Perché era intimo con il padre? Because he said, I'm the son. Perché lui si è identificato di essere il figlio. I'm a son. Lui ha sempre detto, io sono il figlio. So I'm he's my father. E lui è mio padre. Why is he saying I'm a son? Perché lui ha sempre detto io sono il figlio. Because he knows that he's the soul. Perché lui è cosciente di essere l'anima. That is transcendental, that is spiritual. È quella la piattaforma trascendentale, spirituale. Adesso, no, 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 no,
कोई बैठे हुए हैं तो चेयर ले लिया नहीं मैंने बोला तो तुम बैठ में आप और स्टूल लगा दो और जो आएंगे हम बैठेंगे This is the major issue in devotional life. Questo è l'aspetto principale nella vita devozionale. If there is no intimacy, there is no spiritual relation. Spiritual development cannot come. Se non c'è intimità, allora la crescita spirituale non può avvenire. बैठने वाली जगह पर आई वॉन्ट टू सिट हियर नो आई विल टर्न यू नॉट नीड टू प्रॉब्लम यू आर देयर राधे राधे I was just thinking like how Radha Radha Yashoda. So Kishori will translate. So Gurudev was just talking about this intimacy in the relationship we need to have to grow in our spiritual life. Gurudev stava parlando adesso di questa relazione intima di cui abbiamo bisogno per crescere nella vita spirituale. So whoever has been sitting with Gurudev sees and feels how he's taking care of each and every one of us. E chiunque si sia mai seduto con Gurudev una volta vede con quanta cura lui si prende delle persone. He asks, "How are you?" Lui chiede sempre come stai. Many times. Tante volte. In the day. Nel giorno. Have you eaten something? Hai mangiato? How is your wife? How are your children? Come sta tua moglie? Come stanno i tuoi bambini? How are your parents? Come stanno i tuoi genitori? And in this way. He established this relationship, this intimacy. E in questo modo lui stabilizza questa intimità. And today, by the fortune of Gaurachandra, he took me along with him to Radhakund. E oggi, per misericordia di Gaurachandra, mi ha portato con sé a Radhakund. Because he likes intimacy. I'm more impersonal, but he pulled me. Perché a lui piace l'intimità e io sono più impersonale, quindi mi ha trascinato. So we went and we visited an old devotee friend of ours. E siamo andati nella casa di un nostro amico di vecchia data, devoto. His name is Parimal. E lui si chiama Parimal. And when we arrived in his house, e quando siamo arrivati nella sua casa, he immediately took over the relationship between us. E lui immediatamente ha riavvivato l'amicizia che c'era tra di noi. He hugged us. Ci ha abbracciato. He kissed us. Ci ha baciato. He offered us immediately something. Ci ha offerto subito da mangiare. He started cooking. Ha iniziato a cucinare. For 2 hours he was cooking. Per 2 ore ha cucinato. In a very small, simple kitchen. In una cucina davvero piccola e semplice. And the result was. Il risultato è stato. Of his intimacy with us. Di questa intimità con noi. That our feelings. Started to grow immediately. Che i nostri sentimenti hanno iniziato a crescere immediatamente. He made us immediately feel happy. Ci ha fatto sentire felici. His association made us feel that we are more going into our feelings. E l'associazione con lui ha fatto sì che siamo andati più nei sentimenti. So I don't know, just came to me when I was listening to Gurudev speaking about intimacy we need. In life to grow.
E allora mi è venuto subito in mente questo esempio quando Gurudev parlava della necessità di crescere, di aumentare l'intimità nella relazione spirituale. So very important to have association of those who are in feelings. Ed è importante quindi l'associazione con coloro who desire intimacy and relationship with others. Che hanno questo tipo di sentimenti e che vogliono avere intimità. Che vogliono sviluppare la relazione e l'intimità con gli altri. No, Gurudev. Thank you. Molto importante. Very much. Gurudev è contagioso. Intimacy make us to realize. L'intimità ci mette in una posizione su cui possiamo realizzare. Very important point Prabhupada made. Quindi è un punto in molto basic. Importante che Prabhupada ci spiega riguardo l'intimità. In introduction. Già nell'introduzione. And read now the subject. Therefore, Bhagavad Gita is best understood by a person who has qualities similar to Arjuna's. Yes. Again, he brings for this intimacy. Ancora qui menziona riguardo l'intimità. Then you will ask, why not he give Radhika's? Not he give the Mother Yashoda example. Because he's a book writing Bhagavad Gita. Uno qui potrà chiedere perché non ci dà l'esempio dell'intimità di Radhika o di Madre Yashoda? Perché sta scrivendo, sta commentando la Bhagavad Gita. Up to friend relation. Quindi riguardo la relazione di amicizia. It can be mother intimacy, it can be a lover intimacy. But the intimacy is the subject. Comunque questa intimità noi dobbiamo capire che in realtà si riferisce a tutte quante le relazioni, che sia amicizia, che sia d'amante, la cosa più importante è l'intimità. Yes. That is to say, he must be a devotee in a direct relationship with the Lord. Devotee means direct relation with Lord, not with Gurudev. Devoto significa colui che ha una relazione diretta con il Signore, non soltanto con Gurudev. Also with you. Also with Guru. How to know the Lord without Gurudev? That is a different issue. But he say here to the Lord. Qui Prabhupada spiega che questo devoto deve essere in una relazione diretta con il Signore. Means Guru is navigator, not a goal. Quindi significa che il Guru è il navigatore, non l'obiettivo. But how can I relate if I don't know myself? No, that is different issue. But here Prabhupada says, relate with Lord. Qui Prabhupada dice che uno deve essere relazionato direttamente con il Signore. Prabhupada never say relate with Prabhupada. Prabhupada non è che ha scritto deve essere relazionato con Prabhupada, con il Guru, con me stesso. This to understand. If not, then it's a Mayavada. Questo lo dobbiamo comprendere, altrimenti siamo nella filosofia Mayavada. Then his question is this. What, how I will know this? E Gopinath ha chiesto, senza il Guru, come posso sapere se mi trovo in una relazione diretta con il Signore? Then I need one teacher, right? Per saperlo devo essere insieme ad un insegnante, ad un maestro. A teacher is a navigator. E questo maestro è il navigatore. If he navigates for the Lord, is a teacher. Se lui mi conduce al Signore, allora è un vero maestro. And he is a teacher of himself, is nothing. Mentre se invece mi conduce solo a se stesso,
allora non è niente. Why Prabhupada said bona fide guru? Perché Guru Prabhupada ha spiegato riguardo del guru autentico. The two type of guru who teach to follow me and want to one he would teach to follow Lord to the Ishtadev. Lui spiega che ci sono due tipi di guru, uno che dice segui a me e un altro invece che dice vai verso l'Ishtadeva, verso il Signore. If I have no religion, why I will show you like that? Se io stesso come guru non sono relazionato, allora come potrò mai mostrarlo anche al mio studente? Because I have no relation with Lord, why I will show you there? Se anche io non ho una relazione con il Signore, allora come potrò mostrarti la via per raggiungerlo? This is meaning of bona fide guru. E questo è il significato di guru autentico. Only connect with Lord to you. Quell'autentico è colui che ci connette con il Signore. Prabhupada is all line. He's the essence. When I read Vilap Kusumanjali, then I like to read Prabhupada. I like to read Chaitanya Charitamrita. Then I start understanding after Vilap Kusumanjali. Before I cannot understand Prabhupada. Io soltanto dopo aver letto il Vilap Kusumanjali ho iniziato a comprendere come in ogni linea, in ogni frase che Prabhupada ha scritto, ha commentato, ci sia l'essenza. Soltanto dopo aver letto il Vilap Kusumanjali ho iniziato a vedere questa essenza nei commenti della Bhagavad Gita, nei commenti della Chaitanya Charitamrita. As soon as one becomes a devotee of the Lord, he also has a direct relationship with the Lord. That is the point. Direct relation. That is Sarupa. La relazione diretta, questo è il punto, che sarebbe la Svarupa, la forma spirituale. Like Jesus said, I give the example of Jesus. He said, I'm a son. Why is he a son? Vi do l'esempio di Gesù. He's not a son of God. Gesù dice, io sono il figlio di Dio. Perché lui dice di essere il figlio di Dio? It's a direct relation. See that soul, my soul, is the son of Father. Perché lui è in una relazione diretta e quindi vede che lui è il figlio del Padre. Sente lui. This is Svarupa. Perché lui è in una relazione diretta e questa è la sua rupa. So he will never die, I can say you. Because he realizes Svarupa. Who realize the Svarupa, he will never die. E quindi coloro che come Gesù vivono e realizzano e vivono nella coscienza della propria forma spirituale non muoiono mai. He never die. Non muore mai. As soon as one becomes a devotee of the Lord, he also has a direct relationship with the Lord. Yeah, Prabhupada. That is a very elaborate subject. See, this is the thousands of book condensed one place is elaborate. That's the elaborate subject. You cannot write in one line, one minute. You have to read all the scripture that is coming that way. Un argomento elaborato è quando in questo argomento sono racchiuse tantissime cose, come ad esempio in queste poche linee Prabhupada ha racchiuso tantissimi libri, conoscenza, allora ecco perché lo definisce un argomento elaborato. Thousands book you read, maybe you will always you will find this subject.
relations, intimate relations. And who realized he got it. 1,000 books you don't need to read. Potete leggere migliaia e migliaia di libri e vedere se ce la fate a realizzare questo aspetto, questo argomento della relazione intima, della relazione diretta. Però, not that the 1,000 book read and then you find it. Però coloro che lo realizzano, dato che è un argomento elaborato, allora in realtà poi non hanno bisogno di leggere migliaia e migliaia di libri. E coloro che comunque leggono e studiano migliaia e migliaia di libri, non è detto che lo trovano e che lo realizzano. What? I want to say the relationship can mean everything. Can mean everything means? Yeah, but intimate relationship means feelings. Okay. Quindi relazione può avere molti significati, però la relazione intima, intimate relation, means feelings. La relazione intima significa quella relazione che è piena di sentimenti. The relation between the jiva and the atma and the paramatma, there's no feeling, it's neutral. La relazione che c'è tra la jiva, tra l'atma, quindi il paramatma, è neutrale, non è sentimenti. But the relationship between the Brijbasis and Krishna is intimate relation, there's feelings in there. Però la relazione che c'è tra Krishna e Brajavasi è una relazione intima, c'è sentimento lì. And jnani and yogi, they want to get rid of the feelings. Mentre i jnani e gli yogi vogliono liberarsi dei sentimenti. Control mind and senses and cut the feelings. Vogliono controllare la loro mente, i loro sensi e dare un taglio ai sentimenti. But Bhakta want to live in the feelings. Mentre il Bhakta vuole vivere nei sentimenti. So Bhakti is easy way. Quindi la Bhakti è il processo più facile. Only need to change from the material to the spiritual. L'unica cosa che dobbiamo fare è andare dalla piattaforma materiale a quella spirituale. Yeah, yeah, beautiful. That is a very elaborate subject matter. Mm. But briefly, it can be stated that a devotee is in a relationship with the Supreme Personality of Godhead in one of five different ways. In this chapter also, you are reading fourth page. Number four. No, no, go there. Where? Where the reading? Sloka. Sloka, yeah. Oh. Okay. Oh my God. Academically, one may be very learned. So Yaso, siamo tornati alla spiegazione del verso 33. Sì, sì, ho capito. Leggo io? Vai, in italiano? Vai. Sì, da dove eravamo arrivati. Dal punto di vista accademico, un uomo può essere molto erudito, ma continuerà ad essere prigioniero della natura materiale e a causa del prolungato contatto con essa. Academically, one may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. Radhe, Radhe. Go on. Vai. Se siamo coscienti di Krishna, invece, possiamo sottrarci all'influsso della materia, pur continuando a svolgere i nostri doveri. Krishna consciousness helps one to get out of the material entanglement. That is material nature, our gunas. We are suffering because we are living in gunas.
Noi soffriamo perché viviamo sotto l'influenza dei guna. Ignorance. In ignoranza. Passion. Nella passione. Sometimes in guna. E qualche volta anche sotto la virtù. Ignorance, then my guna. Dharma, ignorance, dharma starts. Artha, money also want to earn with the ignorance. Kama, I want to do sense enjoyment. Ignorance way. Then I want moksha, free from that. Quindi nell'ignoranza svolgo dharma, artha, kama, la lussuria. E dopo, sempre nell'ignoranza, voglio anche la moksha, voglio liberarmi di tutto ciò. When I'm in passion, I want to do that way. Dharma, artha, kama. E quando sono sotto la passione, anche voglio svolgere questi quattro aspetti, questi quattro sforzi, sotto l'influsso della passione. And then I want to be free from that. E dopo voglio raggiungere la moksha, voglio liberarmi. We are in the moksha, we want to free. Naturally, garbage become garbage. Perché? Like this box become garbage. I want to throw it because not useful for me. Dopo aver attraversato tutti i tre stadi, I want to free from this box. Dharma, artha e kama, allora dopo naturalmente voglio la moksha, voglio liberarmi di questa spazzatura. Come questa scatolina di plastica, se non ne ho più bisogno diventa spazzatura, me ne voglio liberare. Quindi allo stesso modo chiunque raggiunge questo stadio del desiderio della moksha che si vuole liberare. This is the material nature. Questo è come funziona la natura materiale. Quintessence is an Italian word. Però c'è anche la quintessenza, un quinto sforzo oltre questi quattro. Questa quintessenza è una parola italiana. What is meaning? Conoscete questa parola? Qual è il suo significato? L'essenza di tutte le essenze. The essence of all the essences, the supreme essence. What is that? E cos'è? L'anima. The soul. No. No, sbagliato. No. Always be loving. Pancham Pursal. Fifth effort of the soul. Fifth effort. Questa quintessenza è il Pancham Purushad, ovvero il quinto sforzo, che è quello di essere in amore. Then you reach to six efforts and seven efforts. Dopo che uno vive costantemente in questo amore, allora può muoversi verso il sesto sforzo e il settimo. But there's no way of progress. Senza raggiungere però neanche il quinto, non c'è mezzo per avanzare. We will come down one step again and again. Magari saliamo qualche scalino, però poi riscendiamo. Many step also, one step pure. If you are in fifth effort, you will come to Satoguna. Guna, but Satoguna. Again, you can shift effort, can do. Possiamo cadere di uno scalino o di tanti scalini. Quando siamo sotto l'influenza dell'ignoranza e della passione, ci troviamo che andiamo in alto, in basso, in alto, in basso, nei quattro sforzi che abbiamo definito prima. Mentre quando ci troviamo situati nel quinto sforzo, Pancham Purushad, allora siamo situati fermamente soltanto nel Sattva Guna. And sixth effort, you know what is that? E conoscete qual è il sesto sforzo?
Pure goodness. La pura virtù. And six effort. Your spiritual pure goodness. E questo sesto sforzo, questa pura virtù è completamente spirituale. Pure goodness. Yeah. Shuddha sattva. Vishuddha sattva. Vishuddha sattva. Shuddha sattva and Vishuddha sattva. Vishuddha seven, no? Seven. 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 Okay. So. Seven sattva. E poi c'è il settimo sforzo, che è ciò che viene definito come Vishuddha sattva, quindi il quinto Shuddha sattva. Sesto, scusate, il quinto sattva. Sesto Shuddha sattva e settimo Vishuddha sattva. Quinto prema. Fifth is prema. Yeah, pure say goodness. Yes. Quintessence. Yes, quintessence. Love. Quintessence means loving all the time. Love. If you are not loving all time, up and down and up and down in gunas. Se il, la quintessenza, quando uno si ritrova, so from this quintessence, brother, we don't come anymore to the back, the four, right? No, no, no. We can come back. You can jump back, back. Okay. But if you go, one step go in satoguna. Mm-hmm. But if you do the misbehavior or something, then you can come in again in ignorance. Quindi ho chiesto al Guru deve se quando uno si trova situato in questo Pancham Purusha, il quinto sforzo, se non può cadere più nei quattro precedenti, invece Guru Dev dice che se uno per via di offese o di errori, se commette degli errori o delle offese, può ancora andare nei quattro stati precedenti. And it can happen to come back because your relationship is not fixed with the Ishtadev and your spiritual body is not developed. No. Because of that, you danger is always to go back to Guna. Yeah. Guna. But can I ask one thing, Guru? This quintessence, like Baba defined like Prem. So if one is in Prem. Prem means not Sura, Guna's Prem. Quintessence means not only my daughter, my wife, friend. Universal love. Universal loving. It's not this also already Shuddha Sattva when one is in Prem, or is still it's not already the pure goodness if one is in Prem? Or quintessence means Shuddha Sattva. Yeah, okay. Quintessence is Italian and is a pure goodness, pure goodness, pure goodness. So before you say pure goodness, pure goodness. Quindi questa quintessenza è già la pura virtù. And we make this prem our goal. No, we are not there, but prem becomes the prayojan. It's the goal. We are not there. We are trying to be loving to everyone. We try to make it the goal. Pancham Prasad, first effort, lovingly, and sixth effort is this. We should the sattva, Shuddha sattva, and seventh effort is we should the sattva. The six, we should the sattva. No, seven is we should die. And six? Six is Shuddha. No, Shuddha sattva. Vishuddha sattva, when we come to the Vishuddha sattva, then I don't want to leave it. How can we define in practical terms with the Vishuddha sattva? What is the stage? Quindi quando ci troviamo nel quinto sforzo Pancham Purushad siamo in Shuddha Sattva. Il sesto sforzo viene definito Vishuddha Sattva e sarebbe la consapevolezza della propria forma spirituale. E il settimo sforzo viene definito Rasa Darshan. Can you say anything on this? We can do all that
austerity to keep my circumstances in Vishuddha service. What is the facility? Is it troublesome, but I want to maintain it for living the Vishuddha Sattva. Quando sono in questo Vishuddha Sattva, nella consapevolezza della mia forma spirituale, vedrò che sono in uno stato in cui voglio in tutti i modi cercare di rimanere in questa consapevolezza, in questa coscienza, quindi farò tanta austerità e in tante altre azioni per poter rimanere in questo stadio. Yeah. That is divine. We want to move with Radhika. Yeah. Go on. Continua. Se non siamo pienamente coscienti di Krishna, non dobbiamo abbandonare i nostri doveri. Nessuno deve abbandonare bruscamente i doveri prescritti e diventare così un falso yogi o uno pseudo spiritualista. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist artificially. This is artificial. Externally we do, but inside the emptiness. Artificialmente, qui in inglese c'è questa parola artificialmente, Gurudev spiega che artificialmente quando fuori vogliamo far sembrare che siamo molto avanzati, però in realtà interiormente no, non è così. Not emptiness, Gurudev. Keeping the material desires, pretending I'm renounced, yogi, jnani, everything. Yeah. But material desires are there. Yes, no emptiness. Material desires are false. They must go. Bye. Right, I agree with you. Bye, Yasuo. È meglio mantenere il proprio posto e sforzarsi di diventare coscienti di Krishna ricevendo una formazione spirituale. Solo in questo modo ci si può liberare dalle reti di Maya. It is better to be situated in one's position and to try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus, one may be freed from the clutches of Krishna's Maya. This is the point. What we have discussed, this is still the Maya will not leave us when we not go with this. Maya non ci può lasciare, non ci lascia se noi non facciamo questi passi, non percorriamo questa via che abbiamo spiegato prima. It's not easy to come out from the Maya. If we not want to be come in Vishuddha Sattva and develop our relation with love. Non è facile venire fuori da Maya se noi non vogliamo raggiungere lo stadio di Vishuddha Sattva. E se non vogliamo avere una relazione diretta, intima con il Signore. Without relationship, the journey is very difficult. Quindi senza relazione. We can start journey, but we have to come, not to deviate there. In ours. Ishtanistha
Sarup Nishtha, Guru Nishtha. Senza essere relazionati è molto difficile percorrere la via. Abbiamo bisogno di Ishta Nishtha, Svarupa Nishtha e Guru Nishtha. Ishta Nishtha without Sarup Nishtha will not come. Senza avere ferma fede nell'Ishta Deva, senza l'Ishta Nishtha, allora non potrà mai sbocciare la Svarupa Nishtha. And without Ishta fixing and Sarup fixing, Guru Nishtha will not come. Senza centrare qual è la nostra Ishta Deva e la fede in essa, e senza centrare la nostra relazione, la nostra forma spirituale, non potrà mai sbocciare neanche l'Ishta verso la Nishtha verso il Guru. Because Guru, by the mercy of Guru, we will realize only Ishta Nishtha. Perché è soltanto grazie alla misericordia del Guru che possiamo realizzarla l'Ishta Nishtha. And I will realize my Ishta relation is my Sarup. E per relazionare la relazione con la nostra Ishta Deva c'è bisogno della realizzazione e della ferma fede nella nostra forma spirituale. And when we are living in this too, then Gurudev is more important happen in my life. E quando viviamo in queste realizzazioni e in queste ferme fedi, in queste Nishtha della Ishta Deva e della nostra Svarupa, allora l'aspetto del Guru prende molta più importanza all'interno della nostra vita. Then Guru Nishtha. E allora lì realizziamo realmente cosa significa la Guru Nishtha. Only faith is there, but is a faith. It's like pendulum, yes, no, but this happened, then firm faith is coming. Prima di avere realizzazioni al riguardo della nostra Svarupa e della nostra Ishta Deva, la fede che abbiamo verso il Guru è oscillante, non è ferma, va e viene, si incrementa, scende di intensità, mentre quando ricevo delle realizzazioni riguardo l'Ishta Deva e la forma spirituale, allora lì realmente si solidifica la ferma fede anche verso il Guru. Because we did not receive anything. How I will doubtful faith will be sure there. When I receive something, what is impossible to receive, then firm faith is coming. And then we realize from the name mantra, the realization start coming, then firm faith is coming. Se io ancora non ho ricevuto niente nella mia vita spirituale, allora sicuramente sarò pieno di dubbi, anche verso il Guru. Mentre il giorno che inizierò ad avere realizzazioni grazie al mantra che canto, allora è lì che si manifesta la Nishtha verso il Guru. Then we realize without him it's not possible to me alone to do that. I was so tiny man. I was in tamoguna. How I can do this? I was in rajoguna, bad position. How I can do this? It's all his mercy who bring here. Perché mi accorgo di realizzare ciò che era impossibile. Vedo che il mio stadio precedente era quello di essere soltanto soggiogato dal tamoguna, dall'ignoranza, dalla passione, dalle influenze della natura materiale. Mentre adesso, grazie a questa realizzazione che ho ricevuto, capisco che non viene da me, non proviene da me, ma proviene soltanto da lui, dal maestro spirituale. Quindi, grazie a questa realizzazione, posso sviluppare ferma fede nel maestro spirituale, nel Guru. This is the reality. E questa è la realtà. This is my experience. I can say. E questo io ve lo posso dire perché è ciò che ho sperimentato. Go on. One thing I would say that without Swarup Nishtha, my Ishta Nishtha is also not complete.
Without Sarupa, how Sarupa is coming? Come riceviamo la Svarupa? How Sarupa is coming? Come si manifesta questa Svarupa? When is Nista come, then Sarupa Nista come. Quando abbiamo fede, la Nista nell'Istadeva, allora potremmo avere anche piano piano ferma fede e realizzazioni riguardo la Svarupa. Quanta fede ho verso Radharani? Quanta credenza ho che lei è la mia unica Istadeva? Why not I have a doubt on another? This is Istanista. Se non ho. Why I blindly believe her? Se non ho alcun tipo di dubbio, se credo a lei ciecamente, questo è istanista. Chi è che mi ha fatto tutto ciò, che mi ha dato tutta questa misericordia? Quando sono in questo stadio, allora significa che sono, che ho l'istanista. Allora vedrò che tutto ciò è accaduto e accade grazie alla misericordia del mio maestro spirituale. When this mercy comes, then you are qualified, I will give you some. Perché quando noi riceviamo questa misericordia verso l'Istadeva, we can see all these things. Allora diventiamo qualificati e il guru che può vedere tutto quanto nel nostro stadio di processo, allora ci prende e ci istruisce su come andare avanti. And sometimes by his love he gives to us, we not understand the reason of this mercy and we don't not make serious to this. Molto spesso succede che però noi non diamo importanza alla misericordia che abbiamo ricevuto e non dedichiamo la giusta serietà. But his mercy, because he gives, he tried to fix this house. More work to him. E quindi il maestro spirituale si ritrova a fare doppio lavoro. Il primo è quello che ci ha dato questa misericordia, ma poi se non la sfruttiamo, allora deve fare il doppio lavoro di renderci seri per usufruire di questa misericordia. What we will work here. Quello che devo fare è lui che in qualche modo ci spinge a farcelo. Quello che dovrebbe venire da me non lo faccio, allora lui cerca di farlo anche per noi. We give pardon to him. Please fix my selfishness out. Noi non lo facciamo da per noi, allora gli diamo anche questo compito, questo peso, ciò che in realtà dovrebbe venire da noi, e gli chiediamo per favore, fissa la mia svarupanista, fissa la mia istanista.